Bene, per caso ci siamo Buongiorno, già... Buongiorno signora Beghir. Buongiorno, ci siamo già conosciuti okay. da qualche parte, ok. Abbiamo ascoltato alcune sessioni incredibili e tu ci hai parlato di così tante aree dello Spirito Santo, ma ci sono alcune domande che sapevamo non poter esaurire. Voglio approfittare di questo momento per affrontare alcune delle cose che toccano le persone e che vogliono ascoltare un po' di più, forse trattare di argomenti che ancora non siamo riusciti ad affrontare. E una di queste, parlo per me, tu hai parlato di come siamo così attenti a creare un'atmosfera trascurando a volte la presenza dello Spirito Santo. Quello che voglio chiederti adesso, quindi, solo per un accenno, è come possiamo invitare di nuovo la presenza dello Spirito Santo? Abbiamo l'atmosfera, ora vogliamo ripristinare la presenza senza dover ritornare a sì. strane pratiche o lunghe funzioni estenuanti. Beh, lo facciamo chiedendo. Ricordi che cosa ho detto dello Spirito Santo? È un gentiluomo. E se noi non iniziamo, lui non inizierà se non ha davvero uno scopo. Quello che ho notato è che molte volte nelle chiese la gente viene per essere salvata. Mm -hmm. Userò un paio di minuti per dire Spirito Santo, per favore toccali. E la gente inizierà a piangere ovunque. Egli arriva letteralmente e mi piace sempre perché la Bibbia parla di degustare il dono celeste. Sì. Ho scoperto che è molto difficile ricadere nel peccato se si è gustato il dono celeste. Ero in questa chiesa e un uomo... Questa chiesa è enorme e avevano fatto un cambiamento per uscire da vecchie abitudini carismatiche. Erano ancora a quei giorni, ma avevano fatto quel cambiamento. Una sera lo Spirito di Dio venne e la gente era tutta in lacrime. Il Signore mi disse... Ora è tempo di dir loro di rendere grazie, pregare e lodare Dio. E chiusi la funzione. Il pastore mi disse, wow, prevedevo che saremmo andati avanti un'altra ora, che sarebbero accadute tutte quelle cose strane e sembrava fosse così. Disse, mi piace quando Dio ti ha guidato a dire che era finito, perché anch'io lo pensavo. Hai detto che lui aveva compiuto il suo scopo e si doveva chiudere la funzione. Lisa, ho visto lo spirito della presenza di Dio entrare per appena due minuti e la gente essere profondamente toccata, e non per cinque ore. Tu ed io ne stavamo parlando in auto. A volte abbiamo solo 35 minuti in un servizio, ma la verità è che sono i nostri 35 minuti. E così invece di predicare per 35 minuti... Predica 30! Giusto? Predica 30 e poi fermati per lo Spirito Santo. O a metà del tuo messaggio dai spazio allo Spirito Santo di fare a modo suo. I ministri sono così impegnati a dire tante cose che si dimenticano di lasciare fare allo Spirito Santo. Sono colpevole di questo. Sì, sì, lo siamo tutti. L'altra cosa, la domanda, il ruolo dello Spirito Santo, hai parlato molto di questo. Parlavi di pregare in lingue e riempire noi stessi con lo Spirito Santo, ma vorrei che ne parlassi un po' di più. Hai detto... Che lo Spirito Santo ci avrebbe riempito e questo lo capiamo, ma quando ci proibisce ce lo puoi spiegare meglio? Allora, in Colossesi dice: Lasciate che la pace di Cristo regni nel vostro cuore. Poi, in Romani 8, dice che coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Se guardi davvero la parola figli, è figli e figlie, ios, che significa figli maturi. Non tutti i cristiani sono guidati dallo Spirito, ma dalle emozioni, dall'intelletto, dalle circostanze. Egli diceva che quelli maturi saranno guidati dallo spirito. E come ci guida? Lo spirito testimonia nel nostro spirito. In altre parole, diciamo che voglio andare in una determinata città. Sento questo tormento, impazienza, prurito quasi irritante. Ti è mai successo di andare dove sì. non avresti dovuto andare? Sì. E qual è stato il frutto? Il frutto è che ho detto non lo farò mai più. <ride> Proprio mai più. <ride> è stato un disastro. Sì. È stato dannoso. Sì. Ho imparato che se ho quel sentore non vado. Mi fermo. Uh -huh. Però non cancello gli incontri. Ho avuto situazioni in cui ho sentito che il Signore non voleva che andassi in un posto, ma avevo dato la mia parola e sarei andato. Ho detto al Signore, Dio, la tua parola dice di giurare a mio danno e non ritrattare. Devo andare adesso. Ho bisogno che mi proteggi, che mi assicuri che questa cosa vada bene. E lui non mi ha mai rimproverato per questo. Non è stato un granché, ma sentivo la sua protezione quando ero là. Quindi è meglio per me sentire prima quel sentore e tormento. Non andare, non farlo. Ed è davvero incredibile. Puoi riconoscerlo. È così mm -hmm. diffuso. Mm -hmm. E più a lungo cammini con lui, più sensibile diventerai. Eh, credo che ne abbiamo anche parlato. Hai detto del dottor Cho e delle cose incredibili che ha fatto. Si è continuamente riempito pregando nello spirito, ma so anche che uno dei fattori chiave. E non credo che le persone capiscano che possiamo farlo, è che lui dice no a molte cose per poter proteggere quel tempo con lo Spirito. Lo Spirito Santo ci dirà di no a queste cose possibili affinché lui possa fare l'impossibile nelle nostre vite. E permettimi di dire una cosa, noterete che nel libro degli Atti erano ripieni di Spirito Santo, in Atti 2, ma poi Pietro, ripieno di Spirito Santo, si alzò e disse in Atti 4 e poi anche in Atti 5. Essere ripieni di spirito non è un singolo evento, è qualcosa della quale Dio dice non ubriacatevi di vino dove c'è eccesso, ma siete continuamente riempiti con lo spirito. In altre parole, come credenti non è come una perdita, è che vogliamo essere continuamente saziati. Ci sono volte nel nostro matrimonio in cui siamo sazi dell'amore l'uno dell'altra, ci sono altre volte in cui siamo stati lontani l'uno dall'altra e dobbiamo essere di nuovo saziati. Capisci? Capite quello che intendo? E quindi... E quindi è intenzionale. È intenzionale. Quindi rimanete ripieni. È una cosa continua, essere riempiti di spirito. E dice che quando sei ripieno di spirito, lo manifesti con salmi e canti. Troverai te stesso. Uh -huh. Sai, ho cantato molto di più questa settimana. E poi spegni la TV. E poi spegni la TV. E limita le altre cose che ti vanno a svuotare. Domanda, tutti i credenti hanno la capacità di usare i doni spirituali o è solo per i ministri? Questa è un'ottima domanda. Credo che ogni credente... Abbia l'abilità, la capacità di usare ogni dono dello Spirito. Se qualcuno necessita di un grande miracolo, quell'abilità di operare tale miracolo può averla chiunque. Dio mette quel dono nella vita di alcune persone ed esso funziona ovunque vadano a ministrare. Io ho visto persone, penso che una di queste la conosciamo bene ed è un grande uomo di Dio, aveva il dono di guarigione, in particolare del cuore. La gente che veniva da tutte le nazioni ai suoi incontri aveva problemi di cuore e i cuori venivano guariti. Aveva un dono di guarigione sulla sua vita e sul ministero e questo l'aiutava a compiere il ministero al quale era chiamato. Ricordo un altro dei miei amici che disse che suo figlio era annegato nella vasca da bagno. Era stato folgorato, non respirava da 45 minuti. Disse: John, ho pregato per 35 minuti e non è accaduto nulla. I paramedici erano seduti lì, arrabbiati perché l'elettrocardiogramma era piatto. E disse: Qualcosa colpì la sommità della mia testa e scese. Qualcuno guardò attraverso i miei occhi e disse: Tu vivrai. Non morirai. Sì. E suo figlio fu risuscitato dalla morte. E non era un ministro a quel tempo? Era un ufficiale di polizia a Los Angeles. In quel momento non era nemmeno in servizio. Era appena tornato dalla prima predicazione della sua vita. Ma quello che desidero sia chiaro è che questo vale per. I credenti. Ogni credente. Chiunque, ripieno dello spirito in qualsiasi momento della propria vita, in un negozio. Forse anche al supermercato può ministrare. Non so, un supermercato è un po' difficile per me, per me è difficile. Mi sento più a mio agio in un negozio. Voglio dire questo, non devi aspettare per il dono di guarigione. Gesù disse che questi segni accompagneranno coloro che credono, imporranno le mani ai malati. Questo è quando preghi con fede per la guarigione. Dio ti onorerà perché Dio onora la Sua sì, parola. Sì, non bisogna aspettare che il pastore ti metta sul pulpito, non bisogna aspettare di incastrare qualcuno in un angolo nell'atrio della chiesa. In realtà, puoi portare la potenza di Dio e le promesse di Dio al di fuori del tuo mondo quotidiano. E se ti senti guidato a parlare o a toccare o a pregare per qualcuno o a essere generoso con qualcuno forse dovremmo iniziare con l'essere generosi. Beh, quello è uno dei doni, Grandioso. il dono del dare, la generosità. Sì. sì. Ok? Uh, Un'altra domanda, e questo è un modo per tornare a quella precedente. Lo Spirito Santo. Beh, sappiamo che è venuto a rivelare Gesù. Giusto. giusto. Ok. Per quanto riguarda quello che abbiamo visto negli ultimi due decenni con manifestazioni di tremore, risate, rotolamenti sul pavimento e cadute. Queste come rivelano Gesù? Beh, dico questo: la Bibbia parla di segni inconsueti, ma di solito è per un breve periodo. Ci sono volte e momenti in cui avvengono segni insoliti, e ciò prende l'attenzione delle persone e le porta a Gesù. Quello che trovo molto ma molto sgradevole e quando la gente si interessa più delle manifestazioni che del manifestatore. Non scorderò mai la volta che ero a Singapore. Era passato un evangelista guaritore e aveva il dono di far ridere la gente istericamente. La presenza di Dio stava per scendere sulla Chiesa e tutto ad un tratto la gente iniziò a ridere. Era come se avesse passato le unghie sulla lavagna. Questo è avvenuto sì. nel mio spirito. Era la cosa dici, giusta, ma al momento sbagliato. Dici, basta, basta! Già. Si fermarono e io dissi: ascoltate, avete esagerato con la manifestazione. Non seguivate lo Spirito di Dio. Non è questo che Dio stava per fare qui. Stava per toccare profondamente le persone nel timore del Signore. Speriamo che lo Spirito di Dio ora ritorni e ministri. E ho dovuto farli pregare di nuovo: lo Spirito di Dio venne, le persone iniziarono a piangere in tutto l'edificio. Ciò che succede in quelle situazioni, ed è molto sgradevole, è che iniziano a mettersi in mostra. È come, è come una coppia che non riuscirebbe ad essere in intimità davanti a tutti. Ed è come se volessero prendere quell'intimità che Dio ha dato loro e mostrarla dicendo, guardate, noi siamo spirituali, capito quello che dico? Sì, sì. Penso che più conosco lo Spirito Santo, più voglio proteggere Lui, i Suoi doni, la Sua capacità, la Sua potenza con molto rispetto e onore. Non in modo da spegnerlo. La Bibbia parla dello spegnimento. Quando plachi la sua potenza e i suoi doni. Non farlo, ok? Ecco di cosa parla. Giusto. Ma onoralo. Non esibirlo come se fosse un'influenza o un potere a buon mercato. Già, e voglio ridire una cosa. Chiediamo allo Spirito Santo. Invitiamolo a fare ciò che vuole fare. Quando siamo amici dello Spirito Santo, Lui a volte farà cose in un modo o in un tempo che potrebbe sembrare scomodo o inconveniente, ma non è mai forzato, mai artificioso, mai fastidioso. Già. Non attirerà l'attenzione della gente, porterà l'attenzione su Dio. C'è di solito un'atmosfera e una presenza per quello. Sono stata di recente con persone di diverse denominazioni e ho sentito alcuni di loro deridere ciò che una volta era realtà. E poi questo veniva portato avanti nella speranza che Dio continuasse a benedire ciò che aveva benedetto in precedenza. Manifestiamo solo la forma e la funzione si perde lungo la via. La forma è rimasta e la deridevano. Sento che anche se ne parliamo non lo stiamo deridendo. Vogliamo tutto ciò che ha lo Spirito Santo, ma vogliamo che sia in fede, vogliamo che sia decente e in regola e che sia accompagnato dalla presenza di Dio. Ok, un'altra domanda. Um, è possibile per altre persone sentire pace per qualcosa, ma questa non è Dio? Sentire pace per qualcosa, ma, ma questa non, è, non Dio, è Dio, assolutamente. Se guardi in Ezechiele 14, Dio parla delle persone che sono venute a lui con idoli nei loro cuori. Ora, che cos'è un idolo? L'idolatria nel Nuovo Testamento è la cupidicia. La cupidigia è quando desideri qualcosa. La gente andava da un profeta e diceva pregheresti per me, proclameresti la parola del Signore su di me e io risponderò a loro secondo la moltitudine di idoli nel loro cuore. Mm -hmm. Quando vado alla presenza di Dio e chiedo qualcosa, devo essere sicuro che il mio cuore sia neutrale. Sì. Ci sono state situazioni nella mia vita in cui non ero neutrale. Avevo pace e non era completamente Dio e mi ha causato molto dolore. In altre parole, se stai pregando su una persona che vorresti sposare, devi... Ecco perché Elisa e io all'inizio dei nostri incontri pregavamo. Ero felice che fossimo lontani perché ero molto attratto da lei. Mi ci sono voluti forse 25 giorni per non permettere all'attrazione di dominarmi. Ricordo che nei 30 giorni ero arrivato al punto in cui sapevo che se Dio avesse detto no, per me era ok. Perché sapevo che se Dio avesse detto no, significava che egli aveva qualcun'altra per me e qualcun altro per lei. Quando ero neutrale, potevo davvero ascoltare. Se sento di andare nella mia stanza di preghiera e non sono neutrale, devo lavorarci su. Con la parola di Dio, pregare per quello, ci lavoro su finché divento neutro. Posso sentire entrambe le cose, perché se propendo verso una via, otterrò una pace falsa. Abbiamo fatto questo per un certo numero di volte nella vita in cui eravamo indecisi, sarà questo, sarà quello, sarà là. E poi realizzi che non era niente di tutto ciò. Abbiamo dovuto cancellare la lavagna e dire: Dio, ciò che tu vuoi. Molte persone in questo momento cercano davvero direzione e vogliono davvero sapere. E in realtà hai già risposto alla seconda parte della domanda, quindi ti ringrazio. Mi piace quello che stai dicendo, stai portando molta saggezza. No, no, sono bello spesso. No, figurati, risposte. è un piacere. A questo punto voglio, voglio parlare di quel tipo di intuizione di cui parlavi, eh, di quel tipo di, di sapere. Quando studiavo per il libro Nutrire ho cercato la parola intuizione. Ho trovato che la parola intuizione in latino è intueur, significa guida interiore. Wow! Lo Spirito Santo è la nostra guida interiore e quando otteniamo un cuore nuovo, lui ci insegna, ma ci sono casi in cui tutto sembra corretto, ma, ma ci si sente male. Mm -hmm. Verso una persona o una situazione. Puoi parlarci di questo? Certo. Ogni volta che non ho ascoltato la mia guida interiore e tutto yeah. quello che era sbagliato mi pareva fosse giusto, mm -hmm. è stato un laccio. Per me è stata una trappola. Quello di solito era un primo responso? Ce lo spieghi? Sì. Sì. Di solito... In altre parole, la prima risposta è lo spirito di Dio, ed è anche quando hai ignorato il tuo consiglio. Vuoi altri insegnamenti dinamici di John e Lisa Vivir? Se tu o qualcuno che conosci parlate una lingua diversa dall'inglese, vai su cloudlibrary.org. Seleziona la tua lingua. Seleziona la tua risorsa dalla vasta libreria e-books, intero programma di insegnamento. Messaggi audio-video. Registrati per ricevere nuovi aggiornamenti. Per saperne di più, cloudlibrary.org. Lasciami dire questo ai mariti e alle mogli. E tu, Lisa, <ride> forse ti arrabbierai per quello che sto per dire. Perché? Appena sposati... Tu dici? Appena sposati, volevo pregare per un'ora e mezza al giorno. E la mia osservazione, Lisa... Lavoravo dalla mattina alla sera. Era che pregava 10 minuti nella doccia. C'erano un sacco di cose che volevo dire. Davvero sento che dovremmo fare questo, dovremmo fare quello. E lei diceva: Io non lo sento. E aveva ragione su metà delle cose. Ero così frustrato. Un giorno dissi: Dio, io prego un'ora e mezza ogni mattina. Lei prega dieci minuti nella doccia. Ma ha ragione su più della metà di queste cose. E il Signore mi parlò e disse: Disegna due cerchi. All'epoca avevamo carta e penna, non l'iPad. Disegnai un cerchio su un foglio di carta. Il signore disse: Metti delle X in tutto il cerchio. Disegnai X dentro il cerchio. Disegna una linea esattamente a metà. Ok, e tracciai la linea. Disse: Hai notato che circa la metà delle X sono in un lato e metà sono nell'altro? Disse: Sì, quando eri solo eri completo in me e in te stesso. Ma sei diventato una sola carne con Lisa. Quel cerchio rappresenta te e Lisa. Tu sei la metà sinistra, lei è la metà destra. Disse, sai che cosa sono le X? Disse che cosa? Disse, sono le informazioni di cui hai bisogno da parte mia per prendere decisioni sagge. Il problema è che tu prendi decisioni basandoti solo su metà delle informazioni. Hai bisogno di imparare da tua moglie ciò che le mostro, così che tu possa prendere una decisione come capo della casa con tutte le informazioni che vi do. Con quell'intuizione, devo dire che mi irritava, avevo quel sentore iniziale e lo ignoravo. Ma ci sono state volte in cui tu mi hai detto delle cose che già sapevo. Perché lui cosa fa? Dà testimonianza. Poi a volte mi dici delle cose prima, e questo accade forse una volta ogni due o cinque anni, ma io rispondo: Questo non sei tu. Non sei tu che parli. È la paura che È parla. È la paura che parla. È la paura. Già. E devo dire che non la seguirò. Mm -hmm. Ma la maggior parte delle volte in cui parla, nel profondo. Oh cavolo, so che ha ragione. E se la ignoro. Poi pago un prezzo. Lei no, io sì. E in realtà... John è molto generoso. Penso di essere nel torto più di quanto dice lui. Ma voglio che le persone capiscano che quando Dio dice loro qualcosa... Possono fidarsi. In realtà stiamo dicendo che essere guidati dallo spirito è davvero il modo più precognitivo che capiamo. Se ci buttiamo con la nostra ragione e iniziamo a criticare... Non dubitiamo di noi stessi, stiamo effettivamente dubitando di Dio. Se Dio dice qualcosa, abbiamo bisogno di rimanere e muoverci con quella parola. Eh, di recente ho fatto un'esperienza in cui eravamo su un autobus e devo dire questo, odio gli autobus. Non so perché li abbiamo ancora, con tutte le cose innovative, perché abbiamo ancora gli autobus. Comunque, odio gli autobus. Eravamo sull'autobus all'aeroporto da molto tempo perché la persona che doveva venire a prenderci non riusciva a trovare la strada per prelevarci. Non riuscivamo a trovarla, continuavamo a chiamarla. Ehm, dove sei? Dove sei? Alla fine vedo questa donna che salta e agita le mani lontana, lontana dai taxi, non dove dovevano essere. Volevo prendermela con lei. Che stai facendo là fuori? Sono stata su quest'autobus 45 minuti. Ma appena l'ho guardata, ho pensato: Io la amo. È stato un collegamento di cuori e ho pensato subito, appena l'ho vista, che la amavo. Abbiamo creato un legame forte. Dio vi darà questo tipo di legame, dove tutto nel naturale direbbe: Perché dovrei amarla? Questa deve essere una divina coincidenza, sì, per via dell'autobus, no? E l'ho amata senza riserve. Oggi ho ricevuto un'email da lei e diceva, non hai idea. Ho sentito che mi hai amata subito. E amandomi subito, wow. Mi hai fatto sentire l'amore di Dio in uno dei periodi più solitari della mia vita. Siate persone che seguono questo tipo di connessione invece di lasciare che il nostro ambiente sia la nostra connessione. Abbiamo anche avuto momenti in cui mi hai detto, Lisa. Ho una sensazione negativa su quella persona. E io ti ho risposto: Tesoro, non sei una donna. Non sai queste cose. Io le so. Mi ha avvertito forse tre o quattro volte. E la volta che non ti ho ascoltato, è tornato a darmi fastidio. La stessa e cosa quindi... che dico io quando oh, lo sì, dice a me. Lo Spirito Santo, l'intuizione, sì. Um, un altro. Ecco, cosa. vedi, voglio dire questo. Sì. Perché viene dal mio spirito. Allora, perché Barnaba è. Paolo, non prendono la decisione. Perché devono scendere a Gerusalemme e stare con tutti gli altri? Perché quando siamo insieme comunitariamente, quando mm -hmm. Dio ci unisce, che la risposta giusta di Dio ci arriva, quando siamo insieme come loro, così come marito e moglie, siamo uno, mm -hmm. quando ci uniamo davvero, avremo la risposta giusta. Sì. Coppie sposate, assicuratevi di aver capito. Questo punto è importante. Qual è la differenza tra doni dello spirito e frutti? Questa dello è un'ottima domanda. Quali mi conducono al mio prossimo? I doni dello spirito sono qualcosa che Dio mette nella vita di qualcuno. Non devono essere alimentati o sviluppati. La sola cosa che deve essere alimentata è come operare in essi. Ma sono lì, operano. Il frutto dello spirito deve essere alimentato. Il dono è dato, riflettici. È il frutto coltivato. Il frutto dello spirito è il risultato di una vita guidata dallo spirito. Quando viviamo nello spirito, cammineremo nello spirito. Il frutto di ciò, la coltivazione di ciò, è che sarai una persona con maggior gioia, maggior pace, maggior pazienza, maggior amore. Quell'amore si espanderà da te perché cammini con lo spirito. Quella è la tua vita personale, ok? Ed è il fondamento che vi terrà al sicuro nella vostra vita di ministero. I doni dello spirito sono per la vita ministeriale. Purtroppo ci sono persone che desiderano i doni più del frutto. Ho pregato e detto: "Dio, non voglio che i doni che hai messo nella mia vita sostituiscano il frutto che si è sviluppato". Ho voluto pregare così affinché potessi finire bene. Perché ciò che succede è che la gente insegue i doni. La Bibbia dice: "Persegui l'amore e desidera i doni spirituali". Cercano i doni, giusto? Cercano quei doni e ignorano l'amore, il frutto. Succede che i doni non hanno il carattere di sostenere le persone e finiscono per distruggerle. Sapete, Giuda scacciava i demoni, guariva i malati. Gesù, quando inviò i dodici, li mandò tutti. Giuda è all'inferno. Ah, Gesù disse che sarebbe stato meglio se non fosse mai nato. I doni operavano nella sua vita, ma non ha ovviamente coltivato il frutto. Bene, questa è una domanda di vasta portata. Perché alcune persone usano. Questi doni potenti, doni di predicazione o di miracoli o un incontro carismatico e dinamico, e, e tuttavia il frutto, il frutto nella loro vita è così in contrasto. Perché succede questo? Perché basta dare un'occhiata a Balaam, le profezie di Balaam sono nella Bibbia, la sua vita aveva il dono di profezia. Ok? Le sue profezie sono nella Bibbia, leggiamolo. Ma Balaam, Dio aveva persone che lo volevano uccidere perché era malvagio e disobbediente verso Dio. Saul era pazzo, pazzo, parlo del re Saul. Era un folle. Dà la caccia a Davide, l'unto di Dio, per ucciderlo, anche se profetizza per tutto il giorno con i profeti. Il funzionamento dei doni nella vita di una persona non equivale per forza all'approvazione di Dio. Gesù disse, molti mi diranno, abbiamo cacciato demoni nel tuo nome, abbiamo fatto miracoli nel tuo nome, abbiamo fatto prodigi nel tuo nome, abbiamo profetato, predicato nel tuo nome, ed egli vi dirà, via da me, non vi ho mai conosciuto, voi che esercitate l'iniquità, non avete sviluppato il frutto. E notate che non è detto, ma abbiamo nutrito il povero nel tuo nome, abbiamo visitato la prigione nel tuo nome. Perché quelle persone, mi disse, coltivano il frutto. Quando coltivate il frutto è la vostra sicurezza per andare avanti bene fino alla fine. Perché quando tutto questo è iniziato, ed è un'ottima domanda, stavo lavorando per una grande chiesa. Collaboro in questa chiesa, era una delle chiese più note al mondo. In questa chiesa avevano grandi oratori e anche dei relatori non molto conosciuti, l'intera serie di ministri cristiani. Le persone arrivavano e sentivi Gesù che ti sedeva accanto. Se avessero predicato avreste sentito Gesù predicare, avrebbero guarito, avreste detto "Wow". Ma con altre persone vi sareste chiesti "Che succede? Perché mi sento sporco? Perché il loro dialogo è volgare?". Ma sarebbero salite sul palco e la gente sarebbe guarita. Ed io sedevo lì e dicevo "Dio, non capisco questo. Cosa sta succedendo? Come possono comportarsi male in auto con me e poi salire sul palco e le persone guariscono sempre?". E sono davvero guariti. Non erano guarigioni fasulle, erano reali. Era la potenza dello Spirito Santo. Dio mi ha mostrato che Giuda scacciò i demoni, guarì malati, fece miracoli pure giù dall'inferno. Balaam profetizzò ma è all'inferno. Saul profetizzò, ma non è finito bene, non so dove sia, non dico nulla. Il Signore parlò: l'unzione di Dio, i doni di Dio nella vita di qualcuno, non significano necessariamente l'approvazione di Dio. Li riconoscerete dai frutti. Ok? Li riconoscerete dai frutti. Vuoi dire quindi, per dare chiarezza e concludere, che... Il dono è qualcosa che arriva nella vita di qualcuno e il frutto è qualcosa che si sviluppa nella vita di qualcuno, è un tratto caratteriale interiore. Sì, è un ottimo modo per Vabbè, spiegarlo. D'accordo. Allora, hai parlato di essere guidati da quel senso di pace e dal non sentirsi bene verso qualcosa. Abbiamo parlato della testimonianza interiore, abbiamo parlato di intuizione, abbiamo parlato della... Della, della preghiera, ma puoi parlare di altri modi in cui si può essere guidati dallo spirito, in cui Dio potrebbe davvero parlare con qualcuno, perché sappiamo che spesso non è una voce udibile e ho sentito mettere in dubbio che Dio ancora parli alle persone. No, davvero? E che bisogna solo leggere la scrittura. Quindi vorrei che tu, insomma, credi che Dio parli e che parli solo in accordo con la sua parola? Se potessi dare una spiegazione su questo, perché abbiamo una generazione che pensa che Dio non parli più. Prima di tutto, Paolo disse alla Chiesa di Corinto, eravate soliti seguire idoli muti. Ora muto per noi significa anche stupido, ok? Ma muto? Muto significa che non parla, cioè gli dei che servivano i Corinzi non potevano parlare. Ma lui dice che la differenza è che il nostro Dio parla. E parla chiaramente, ok? Quindi, come parla? Credo che il Nuovo Testamento mostri modi diversi in cui egli parla, d'accordo? Innanzitutto e soprattutto c'è la testimonianza interiore, è quel senso di pace di cui parlavamo, è il primo modo con cui parla. Ancora di più che attraverso la sua parola. Ancora di più? No, 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 aspetta un attimo, la parola si allinea sempre con quello. Certo. Se provi una sensazione di pace e non è in linea con la parola, non ascoltarla, sì, certo. ok? Hai ovviamente le motivazioni sbagliate nel tuo cuore, devi far ritornare il tuo equilibrio, ok? La parola sarà sempre la struttura. La parola sarà sempre, sempre la struttura: sempre il fondamento e la struttura, ok? La testimonianza interiore è il numero uno. Il secondo è la voce dolce, sommessa, di cui parla la Bibbia. Gesù disse: Le mie pecore conoscono la mia voce, ok? Lo Spirito di Dio proclama ciò che ascolta, dice ciò che Gesù dice: è la stessa identica voce. Ora vi dirò questo: alcune persone sono davvero finite in schiavitù perché hanno iniziato a seguire voci. Ma il problema era. La testimonianza interiore. Qualcosa strideva e non c'era alcuna testimonianza interiore. In qualsiasi momento in cui sentivo la voce di Dio, la testimonianza l'accompagnava e sallineava la parola. In altre parole, costruiamo qui un fondamento: parola, testimonianza, voce. Se senti una voce ma nessuna testimonianza, non ascoltare la voce. Sono stato a incontri in cui persone hanno profetizzato su di me. Niente presenza, niente testimonianza interiore. Ho buttato la profezia nella spazzatura, ok? In realtà ho anche spezzato sì, le parole e me ne sono liberato. Sì. Un altro modo di cui parla il Nuovo Testamento è tramite i sogni, va bene? Paolo fa un sogno di un uomo della Macedonia che dice «Aiutaci, per favore». Era lo Spirito Santo che diceva a Paolo di andare in Macedonia. Voleva andare in Vittinia, egli non glielo permise. In un altro luogo non lo lasciò fare. Poi sognò il Macedone che diceva «Aiutaci, per favore» attraverso i sogni. Dio a volte parla per mezzo di sogni più ad alcune persone che ad altre. So che questo è davvero un modo potente con cui Dio parla a mia moglie. È un po' più raro con me, ma succede una volta ogni tanto. Con me è più una voce interiore, dolce e sommessa. Un altro modo di cui parla la Bibbia è la visione. Una visione è quando Dio, letteralmente, Paolo ebbe una visione, disse, non ricordo se ero fuori o dentro il corpo, non sapete se siete fuori o dentro il corpo, ma vedete nel mondo spirituale. Questa è chiamata visione. È il modo con cui il mio pastore ha mandato me e Elisa in Messenger International nell'89. Venne e disse... Signori, ho avuto una visione la scorsa notte. Era come se stessi guardando la tv. Ho visto uno di voi pastori. Non sarai pastore nel nostro staff. Viaggerai dappertutto e sarai una benedizione per il corpo di Cristo. Sarai tu a farlo, John Bivier. Dio me l'aveva detto in preghiera circa otto mesi prima. Quindi era una conferma. Capite? Ok. L'ultimo modo trattato nel Nuovo Testamento su come Dio ci parla è l'estasi. Se ricordate, Pietro salì, era affamato. Anch'io sono affamato in questo momento. E quindi lui... Ecco cosa succede quando sei affamato. Chi Vai va in, in estasi. estasi. <ride> Ebbe un'estasi. E che cosa accade nella sua estasi? <ride> Nell'estasi i vostri sensi restano sospesi. La differenza tra estasi e visione è che in una visione i vostri sensi sono ancora intatti. In una visione puoi muoverti, agire. Quando Paolo andò in cielo, quando Giovanni andò in cielo, si muovevano. Nell'estasi i vostri sensi sono sospesi. Vedi qualcosa e devi solo ascoltare la voce di Dio. Alzati, Pietro, uccidi e mangia, giusto? Ho conosciuto alcune persone che hanno avuto estasi, e non voglio perdere tempo perché è prezioso e lo stiamo esaurendo. Ora, qualcuno dice: Ma che dire del vello? Il vello è nell'Antico Testamento. Dovete prendere ogni cosa nell'Antico Testamento e passarlo attraverso la croce. Che lo lascerà solo, lo correggerà o lo eliminerà. Prendo il vello e lo passo attraverso la croce e viene eliminato. Perché la Bibbia dice: Poiché coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, non che sono guidati dai velli. Ricordate, nell'Antico Testamento lo Spirito di Dio non dimorava dentro di loro. Dicevano: Dio, tu devi parlarmi attraverso questo vello. Personalmente non incoraggio i velli ai credenti del Nuovo Testamento. Credo vada bene. Ma dovete essere sicuri che siete guidati dalla parola e dalla testimonianza interiore, perché il vello è nel regno fisico e non ti devi incastrare lì. Siamo chiamati a vivere e a camminare nello spirito. In realtà voglio precisare quello che hai detto sul regno fisico. Credo che tutte quelle erano risposte basate sul regno spirituale. Abbiamo un mandato molto chiaro. Se vedi, vedi tuo fratello nel bisogno, non chiudere il tuo cuore. A volte non abbiamo bisogno di una voce dal cielo, a volte abbiamo solo bisogno di vedere una necessità o di sentire una necessità. Quando abbiamo sentito ciò che stava accadendo con i libri, che le persone strappavano le pagine, le memorizzavano e le distribuivano, abbiamo detto come possiamo chiudere i nostri cuori? Non possiamo. Non l'avevamo visto, ma l'abbiamo sentito e abbiamo detto. Ehm... Dobbiamo far avere quando... quei messaggi ai pastori. Quando quando ho sentito della Hai tratta sentito? delle ragazze. Esatto. Dio non mi ha parlato nella sala del consiglio, sì. ma ha detto, Lisa, ho dobbiamo aiutare. L'ho letto su una rivista, l'ho visto quando ero sì. là. Alcune persone cercano un segno o un'estasi o una visione, un sogno, ma la Bibbia dice... Se vedi tuo fratello, Se vedi tuo fratello e iniziamo sì. dal nostro fratello nel bisogno, iniziamo dai bisogni dei cristiani, iniziamo come le persone che possiamo vedere, coloro che possiamo toccare, coloro che possiamo ascoltare e non possiamo chiudere i nostri cuori. Trovo che ogni volta che rispondiamo a ciò che vediamo nel regno naturale, poi Dio ci affida sempre più, più il regno spirituale, perché dice, vedo che sei fedele in questo. Posso fidarmi di te un po' di più per il regno della fede. Quindi. Beh, tesoro, abbiamo poco più di un minuto. Possiamo Certamente pregare per sì. i nostri sì. amici e collaboratori? Sì. Puoi pregare sì. per loro? Inizio e tu finisci. Certo, mi sembra okay. ottimo. Padre del cielo, ti ringraziamo che negli ultimi giorni hai detto che i tuoi figli e le tue figlie saranno guidati dal tuo spirito. Secondo Atti 2,17, siamo la generazione che camminerà. In visioni e segni e miracoli e sogni. Sì, Padre, sia fatta la tua volontà. Ti chiediamo in questo momento di riempirci con il tuo spirito. Dacci occhi per vedere, orecchie per sentire, una bocca per parlare, un cuore grande per credere, e l'audacia, Padre, di fare preghiere da paura e di vedere il cielo invadere la terra. Sì, voglio che tu apra gli occhi e guardi. Padre, nel nome di Gesù, prego per sì, i miei fratelli frate e sorelle che stanno guardando ora. Prima di tutto parlo ai legami. Comando sì. che siano spezzati sì. nella tua vita. Sì, che siano spezzati. Parlo alla malattia e al male. Comando che sia spezzato. Comandiamo ogni pensiero, ogni singola sì. idea che si innalzi contro la conoscenza sì. di Dio, che sia distrutto sì. e abbattuto. Nel nome e vi lascio ora, Lisa e Dio insieme in accordo sì. la presenza del Dio vivente. Sì, grazie, Siate padre. riempiti grazie di Signore. spirito nel potente nome sì. di Gesù. E fioriscano i doni che Dio sì. ha posto nella vostra vita, nella vostra area di influenza. Padre Elisa e Dio, li sì, mettiamo signori. nelle tue mani sì, ora, signori. nel nome potente di Gesù. E tutti diciamo Amen. 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 Amen.